È venuta una giornalista di Italia 1. No, ma è un episodio che voglio che venga registrato. Una giornalista di Italia 1 è venuta, qualcuno gli aveva detto, non so chi, forse qualcuno anche del mio ufficio, che avrebbe forse potuto fare un'intervista. Anzi, è venuta perché voleva seguire questa campagna elettorale. C'è tanta gente che sta seguendo questa campagna elettorale, che in effetti sorprende per molti aspetti. Sono venuti giornalisti tedeschi, giornalisti francesi, sono venuti giornalisti inglesi. Molta gente sta seguendo con preoccupazione questa strana campagna elettorale dove c'è tutto il governo che piomba qui con una volontà di conquista. E allora, ieri ha appena concluso una manifestazione a Sesto, si presenta e dice: possiamo fare l'intervista. Mi aspettavano, mi pare, ad Assemini ed ero in ritardo, ho detto non posso fare questa intervista, non so, devo andare a Sesto. Se vuole venga in macchina e ne parliamo. Ho detto ma non la possiamo registrare? Ho detto no, possiamo parlarne. E infatti lei si è seduta dietro, io mi sono seduto davanti, civilmente, come ci piace fare con chiunque, civilmente. Poi parlando un po'. Ho deciso che per fare una intervista occorre anche un clima di fiducia, bisogna fidarsi reciprocamente. Io ti parlo, ma tu che uso ne fai delle mie parole? Io ti parlo poi, ma tu dove mi interrompi? Come le manipoli? Come le utilizzerai? E ho deciso di non fare quell'intervista. Aspetti, perché arriviamo alla fine. Allora, gli ho detto, ma come decide di non fare questa intervista? Perché non la fa? E gli ho detto, perché il vostro telegiornale ha intervistato per 15 minuti il Presidente del Consiglio, ha detto qualunque falsità sul mio conto, perché non mi avete chiamato dopo 10 secondi per dire, scusi, può replicare, vuole dire qualcosa? Invece avete permesso questo linciaggio, avete permesso di dire qualunque nefandezza, lui sapendo che è impunito e voi perché tanto non ve ne frega nulla. E io non voglio mettere la mia faccia sul vostro telegiornale, non voglio essere complice di comportamenti di questo genere. Lei si è sentita offesa, ha detto, ma guardi, non parlo di lei, parlo del suo telegiornale. E allora mi ha chiesto di scendere dalla macchina. Ho detto, come scendere dalla macchina? Eravamo vicino a Elmas. Come scendere dalla macchina? Adesso arriviamo ad Assemini, scenderà e andrà via. Ah no, mi sto allontanando, preferisco, mi stanno seguendo, scendere, preferisco non allontanarmi. E allora, siccome siamo civili e rispettosi in questa regione, ho detto, se ha così urgenza, mi dica dove deve andare, l'accompagno io. E fortunatamente c'erano dei testimoni in macchina. Mi dica dove deve andare affinché non avesse nulla di che lamentarsi. Mi dica, l'accompagno io. E ha detto, no, mi vengono a prendere, mi faccia scendere qui. Ma come? In mezzo alla strada mica la lascio in mezzo. Allora aspetti, andiamo in un luogo pubblico, se effettivamente c'è qualcuno che la viene a prendere, lei può andare via. E ci siamo fermati davanti a quel Brico Center che ha aperto da poco a Elmas, no? Brico Man, no? Lei è scesa dalla macchina, sono sceso anch'io dalla macchina, dopo pochi minuti è arrivato qualcuno, ci siamo salutati, è andata via, sono sceso anch'io per essere sicuro che tutto fosse a posto. Nei giornali, nel loro giornale stamattina, Soros caccia dalla macchina, Soros. E questa signora è andata a dire al suo direttore, appunto, che è stata scacciata dalla macchina, mentre io mi preoccupavo persino di accompagnarla. Semplicemente ho esercitato un diritto di non mischiarmi con un telegiornale che racconta 15 minuti di bugie ad una persona che sa di poterlo fare perché è impunita.